disposta ad ignorarmi. Io, di occasioni, gliene ho date. Ah, sì, Jack, quel drogato. Eppure, su di lei, sembra far colpo. Jack, è un grande. Tutti quei film di fantascienza, gli alieni, tutte quelle americanate, le ha viste tutte lui. Quel verde giorno. Quello scanso fatiche. Quando è che si troverà un lavoro? Controllo ammissione. Sbarco effettuato con successo. Mi preparo al contatto. A me piace James. Ma sei un bambino. Beh, può darsi, ma almeno lui ha il coraggio di esprimere le proprie emozioni. Sì, se fosse così si sarebbe già fatto la tipa dall'inizio del film. Faccia a faccia, governo, lavoro. Ma è lui, eccolo che arriva. Sì, sembra lui. Sì, sì, è lui. Ehi, ops. Ciao. Ciao. Come sei arrivato qui? Autostop. Dai, tanto mi serve solo una parola. Vada forte. Guarda là se c'è qualcosa da mettere lì sotto. Sono sempre stato un tipo impressionabile. Se volete, metto questo. No, questo pure. Ah, ma non lo stavi leggendo? Sì, ma mi ha stufato. Lo leggo poi un altro giorno. Facciamo mettere tutte le ragazze allineate sul lato sinistro. Ecco, te ne ho girata una. Ah, fate grazie. Fate attenzione, eh? Crunch, in fila! Ehi, ecco fatto. Le macchine, mettete le spine di pesce. Metà a destra e l'altra metà a sinistra. Fate presto, convergete i fari verso il centro. Forza, muovetevi, mettetele bene in fila. Bus, sì. Vai da, fa attenzione che siano lineati. Digli quando devono accendere i fari. Johnny, va dietro quella carriola, capito? Me ne gireresti una. Cosa? Tu vuoi una sigla? Beh, giusto per provare. Come va? Ehi, tieni, vuoi questo? L'ho appena accesa. Ehi, torero. Al suo segnale, corriamo verso l'orlo. E il primo che si butta è un po' lì. Ehi, facci piano all'inizio. Ecco voi. Che scasso, Ale. Ah, a proposito, Andre, mi avevi detto che hai trovato un nuovo lavoro. Ah, sì, diciamo che è un misto tra giardinaggio e performance art. Sai, no, una di quelle cose da ricconi.
Beh, comunque. Tu, Jack, invece non hai trovato un lavoro. Veramente ancora no. Ma forse dovrei. Ah, ti sei svegliato finalmente. Noi abbiamo appena finito di mangiare. C'è del latte. Come non c'era ieri, non c'è neanche oggi. Vai tu a fare la spesa al mattino? Tuo padre dice che dovresti trovarti un lavoro serio da fare in questo periodo, per guadagnare qualcosa per il tuo futuro, se non vuoi finire a vivere sotto un ponte come i tuoi amici. Oggi pomeriggio, vicino al comune, fanno dei colloqui per un posto da operatore ecologico. Potresti provare ad andarci. Ehi, Ale. Ehi, Jack. Che fai di bello? Ma niente, mi sono appena svegliato. Vabbè. Ci sei oggi pomeriggio. Appena finisco qua, chiamo gli altri e ci facciamo un giro. Ehi, era un buono quello? Mi sa di sì. Nah, ho capito. Ci vediamo al covo. Porta qualche film. Io porto il resto. Ho capito. Ci vediamo lì. A dopo. Già. Forse dovrei proprio. Non oggi però. Controllo, connessione. Analisi, obiettivo, completata. Approfitterò della loro debolezza. Il sonno.
Hai qualche competenza? Nessuna. Sei dentro e inizi domani. Per quanto ancora dobbiamo andare avanti? Finché l'albero laggiù. Fin lì. Sarà lunga. Sarà divertente. Certo che la gente non si rende conto quante schifezze butta in giro. Gli uomini si rendono conto del loro passaggio solo sulla strada del ritorno. Senza tornare indietro non si può vedere. Se non si può vedere, si prosegue ciechi. Per questo le strade fanno schifo. Già. Questa è per me? Sì, certo. Allora, com'è andata al lavoro? Bene. Mio figlio ha un lavoro. 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 Ah, comunque ha chiamato la tua amica Giuditta prima. Ha chiesto di te se potevate vedervi per ridarle il libro che ha dimenticato l'altro giorno. Ah, giusto, il libro. Ciao. Ciao. Ecco, ti ho portato il libro. Grazie. Me l'ero proprio dimenticato l'altro giorno. Beh, allora ti va se stiamo un po' in giro? Sì, va bene. Allora, come va? Beh, come al solito. Ho sentito che hai un lavoro adesso. Già, però fa schifo.
Lo faccio solo per far contenti i miei. Già, sembra che li renda felici. Sai, anche da me è così. Già, non penso gli importi veramente di me. E ciò ti rende triste? Sì. Ti ricordi quando eravamo bambini? Quando giocavamo insieme? Quanto eravamo felici? Era tutto così semplice. E poi, cos'è successo? Beh, loro, i nostri genitori, hanno esaurito le risposte alle nostre domande. E per questo abbiamo sofferto. Però, così come loro, anche noi non riusciremo a dare risposte. E il dolore non cesserà. Io conosco il dolore così come lo conosci tu. E anch'io non voglio che gli altri lo soffrano come lo abbiamo sofferto noi. Per questo ne potremmo trovare le risposte che cerchiamo. Noi. Insieme. Lo sai cosa sono i buchi neri? No. In poche parole, si tratta di una quantità immensa di energia concentrata in un volume minuscolo, per cui sono caratterizzati da una densità elevatissima e una forza di attrazione che non lascia sfuggire niente che li si avvicini, nemmeno alla luce. Ecco, i buchi neri sono il simbolo dell'ingiustizia e dell'imperfezione di questo universo. Se all'inizio del tempo, subito dopo il Big Bang, la materia si fosse espansa in modo uniforme, l'universo sarebbe stato permeato dalla stessa densità in ogni sua parte. Tutto sarebbe stato giusto e in equilibrio, idealmente perfetto. Ma così non è stato. Qualcosa di sbagliato, un'imperfezione, ha fatto sì che la materia si avvicinasse, che le persone si relazionassero tra di loro, creando così livelli di densità diversi nello spazio. Certo, magari all'inizio può sembrare una buona cosa, ma quelle stesse differenti densità, in certi punti, crebbero a dismisura, generando i buchi neri, che continuando ad inghiottire materia, continueranno a crescere e un giorno decreteranno la fine del nostro universo, portando con sé morte, dolore e sofferenza. Allora il mondo finirà per un'imperfezione. La vicinanza, la relazione, l'amore. E se la fine è dolore e sofferenza, allora è meglio che non inizi mai. E se il prezzo da pagare è la solitudine, allora sarò disposto a sopportarlo. Però è anche vero che l'universo non ci appartiene. Siamo destinati a rimanere per sempre entro i confini del nostro piccolo io. Ed è per questo che meritiamo di vivere, prima di morire,
di sbagliare e di amare, per dimostrare come anche solo la forza di un'entità insignificante come l'essere umano possa cambiare il nostro mondo, possa renderci felici. Perché cos'è poi la vita se non un mare infinito di possibilità? E allora vale la pena scegliere di essere felici quando se ne presenta l'occasione. Quando si incontra una persona con cui condividere la rotta, con cui condividere il vento e il mare. E allora... Shh, fai piano, non dobbiamo svegliare i miei. Stai tranquillo, dai, non è niente. Controllo e missione. Allora non ne so. Spero. L'obiettivo è quasi raggiunto. Pensavo che i buchi neri servissero solo per viaggiare nel tempo. Ci vediamo, Judy.
Ehi, Joe? Sono io. Ciao, Jack. Che fai qui? Aspetti il treno? Sì, guarda. Devo fare un esame per la scuola. Sono proprio tesissimo. Boh, guarda. Se ti va... Te invece? Tutto a posto? Sai, ti vedo un po' spento. Beh, ultimamente continuo ad avere dei sogni strani. Degli incubi, anzi. Ogni volta che dormo. Infatti, cerco di dormire il meno possibile. Già, in effetti... è curioso. E poi anche con Judy. Vabbè, lascia stare. Ah, ti senti con Judy? Oh, sta arrivando. Dai, almeno ci vediamo stasera. Mm? Ci pensiamo noi a tirarti su. Stasera? Non ti ricordi? Ne abbiamo parlato soltanto ieri, che c'eravamo tutti. Quando ci siamo visti, no? Diamo una festa. Ma io ieri non ero con voi. Questa è bella. Certo che... sei strano. Beh, dai, vieni a riposarti. Ci vediamo stasera. Thank you.
raga, io sono qui. C'è Ale con me che è già devastato. Fatemi sapere quando arrivate. Oh, Jack, dove sei? Dai, muoviti. Vieni qui che ci spacchiamo. Scusate ragazzi, ho ascoltato adesso i messaggi 5 minuti e arrivo. Ehi ragazzi, sono Jack. Scusate il ritardo, mi ero addormentato. Voi siete tutti lì? 10 minuti e arrivo. Cosa mi succede?
ti stavo aspettando. Lì in alto. Risparmi il fiato, faticheresti per nulla. A questo punto possiamo comunicare in maniera più efficace. Ho detto mani in alto. Chi sei tu? Lo sai già. Tu non sei umano. Tutta la storia dei poteri, la missione, la razza aliena. È solamente una tua costruzione mentale schiava della ragione, per spiegarti quello che non si può spiegare. Per conoscermi, devi indagare il tuo inconscio. Tu hai rubato la mia identità. In verità l'hai persa. Tutto ciò che ho fatto è stato raccoglierla. Pure i miei amici non sanno più chi io sia. E perciò vuoi uccidermi? Hai un lavoro adesso, una ragazza. Hai persino smesso di fumare. Tutto grazie a me. Uccidimi. Allora capirai. Il cambiare, per essere appreso individualmente come tale, con coscienza di sé, necessita della più sincera e profonda realizzazione spirituale di ciò che è stato, ovvero del passato, in relazione al presente, che potrà quindi essere cambiato. Molto spesso non si verifica a livello cosciente, si tratta di un lavoro interno del nostro inconscio. Lo spirito di Jack ha sofferto molto il suo cambiare. La sofferenza si è tramutata in alienazione, influenzandone i sogni, rendendoli incubi, fino ad alterare la sua stessa percezione della realtà. Ora sta a lui decidere del proprio futuro.
che sta per accadere è l'inevitabile conclusione del processo. Cosa non sarà mostrato è il proseguimento della storia di Jack. Quello che verrà dopo, poiché l'immagine soggettiva che verrebbe a crearsi in noi nel cambiamento della sua condizione umana, comporterebbe un giudizio morale sull'intera vicenda. Io sono quello che tu non puoi vedere. Io sono te stesso. No, non lo sei. Lo eri. Ora non lo sarai più. Yeah.